hai, se no il cacciucco ti si ghiaccia. Che mi osservi? Messere Filippo, a lei e alla sua bella gentile moglie. Sì, 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 ossequio Matilde, ha sentito? Ma la merce dov'è? È fuori, ma tra poco ci porteranno la zuppa di pesce, che vorrei farvi assaggiare. Se la gradite, ne farò preparare una pentola enorme per la festa, per i vostri signori di Firenze. La zuppa di pesce? Ah, bene, bene, ma... E ora la merce? Amore mio, accomodati, bevi del buon vino, io vado a comprare la merce. Non palpatela così come fosse una femmina, che diamine. La sciuperete alla fine. Naturalmente dovrete farmi uno sconto saporito, visto la merce che io vi sto facendo vendere. Naturalmente sì. Diciamo 10 fiorini tondi tondi, per tutto questo ben di Dio. 10 fiorini? Avete detto 10 fiorini? Ma state scherzando, Guerrino? Ma voi volete rovinarmi? Ditemi che state scherzando. Chili e chili di verdure, selvaggina, bistecca e maiale. E poi si aggiungerà il cacciucco. Cacciucco? Ma cos'è questo cacciucco? La zuppa di pesce che vi ho detto prima. Il pescatore Jacopo ne porterà un assaggio anche per vostra moglie. Date retta a me. Il prezzo è ragionevole. Ma così mi rovinate? Ma cosa volete che mi rimanga se mi fate con questi prezzi? Come avete detto, la moglie del commissario è una avara e mi dirà che tutto è troppo caro. Vedete dunque di prevedere magari qualcosa per me, giustamente. Voi il vostro guadagno lo farete certamente. Sapete come fare. Vi scalerò un fiorino. Ora rientriamo, che abbiamo lasciato la vostra gentile sì, moglie sì, da sì, sola. Sì, rientriamo. Ecco, questa è la zuppa. Poi mi direte se vi è piaciuta. Grazie, Jacopo. Messere Filippo, questa zuppa è prelibata. È fatta con i pesci più preziosi di questo nostro mare e con i sughi più gustosi, preparati da mani sapienti. È buono. Assaggiate. Così mi direte cosa vuol dire mangiare saporitamente. E poi accompagnata con del buon vino fresco, anche una dolce, frizzante compagnia. Finirete con l'innamorarvi come di una bella donna. Bella, appassionata. Sì, bella e passionale. Ma so quanto mi costa questa manta. Bacca e corbezzoli, moglie mia. Assaggiatela, è divina. Solo un assaggio. Che pesce saporito e fresco. Solo una succhiatina mi ha mandato in delirio. Signora mia, dovete gustarla completamente con le vostre labbra, con il vostro caldo e sensibile palato. Esso non è soltanto fresco e saporito, è anche sodo e lungo. Filippo, capisco il vostro piacere e anch'io vorrei gustarlo e assaggiarlo a lungo. Ma temo di peccare di gola. Avventurati, moglie mia. Approfitta dunque dell'occasione che Guerrino vi dà facendovi gustare il suo pesce. Che pesce, Matilde mia. Un pesce che a me sembra troppo vivo e sicuramente sarà anche caro. Tu mangerai? Io pure, marito mio. Ma solo se lo desiderassi. Sembra quasi tu sappia apprezzare. Io apprezzo, ma vorrei anche andare via, Filippo. Mi ha convinto, Villano. Vero, Matilde? Anche a me ha convinto questa zuppa. Andiamo, Filippo. Allora, Villano, mai convinto? Polli, maiale, bistecche e botti di vino. C'è la guerra! Vogliono attaccare il castello! La Lega può